Qui Federica, educatrice alimentare, personal trainer, e adesso iniziamo subito questa... Allora, 24 ore fa, più o meno, ero in diretta e vi ho detto un bel po' di cose interessanti in merito a fame nervosa e abbuffate, no? Col mio evento, fatemi aggiustare un attimino, con il mio evento in diretta le emozioni non contano, sono passate più o meno 24 ore dal termine dell'evento. È stato un evento, devo dire, molto molto interessante, ho ricevuto tantissimi complimenti sia dalle guerriere che seguo personalmente, che ovviamente non si sono perse questo mio evento in diretta, sia anche da guerriere che non seguo personalmente, però che hanno partecipato all'evento Le emozioni non contano. Però ecco, alcune di voi non sono riuscite a vederle, chi perché magari con la famiglia non è riuscita ad organizzarsi, chi perché magari cena alle 9, chi perché magari deve badare ai figli, non è riuscita a vedere l'evento in diretta. Per questo motivo trovate l'evento Le emozioni non contano qui sul gruppo Facebook. Ho deciso di pubblicarlo all'interno di Guerriere in Forma affinché voi possiate vederlo. All'interno dell'evento Le emozioni non contano ho dato tantissime nozioni e sono sicura che alcune di voi siano uscite dall'evento con tanti punti interrogativi, perché ammetto che gli argomenti che ho trattato sono argomenti pesanti e sono argomenti che impiegano un po' di tempo per entrare, per essere capiti. Infatti le nozioni che vi ho dato, quando le ho studiate, mi sono entrate dopo un paio di giorni, cioè magari dopo aver sentito che cosa sono le convinzioni, ok, io ero tipo, ok, ho capito che cosa sono le convinzioni. Poi però a livello inconscio non avevo capito nulla e quindi dopo un paio poi di giorni, dopo due giorni, il tutto, il concetto mi è entrato bene bene in testa. Quindi per questo motivo all'interno di questa diretta andremo a vedere che cosa sono le convinzioni, perché è importante conoscere le proprie convinzioni e soprattutto perché è di fondamentale importanza abbattere le convinzioni depotenzianti per quella che è la vostra persona. Nel frattempo qui stavo per cadere, io qui ho il mio iPad perché rispetto a ieri che la chat era disabilitata, almeno qui facciamo anche una sessione di domande e risposte, quindi se ci sono poi domande me le fate tranquillamente. Intanto, oltre a darvi informazioni di altissimo valore nell'evento di ieri, ho presentato anche il mio nuovo protocollo Mai più abbuffate, il protocollo anti fame nervosa e anti abbuffate. Un programma di 3 mesi guidato, dove ci sono io che step by step vi mostro quello che è il mio metodo personale che ho utilizzato per uscire dalla fame nervosa e dalle abbuffate. Un metodo funzionante e garantito al 100% se seguito alla lettera. Mai più abbuffate. In offerta di lancio fino al 28 maggio. Dopodiché, dopo tale data, l'offerta finirà e il prezzo aumenterà. Allora, direi che possiamo iniziare questa diretta. Io avevo preso il bicchiere di Coca-Cola, però poi l'ho posato, però in realtà devo fare un sorsettino. Avevo finito la Coca-Cola, sono stata 2 giorni senza. Oggi quando è arrivata non vedevo l'ora. E infatti eccomi con il mio bicchiere di Coca Zero. Allora, parliamo di convinzioni perché è un argomento un po' complesso, ma è un argomento che deve assolutamente esservi chiaro. È uno degli argomenti più importanti dal mio punto di vista quando parliamo di mindset, di mentalità. Vi farò delle domande, ok? Quindi fate attenzione a quello che dirò perché mi serve che interagiate con me per rendere gli esempi molto più facili da comprendere, ok? Allora, che cos'è una convinzione? La convinzione è la sensazione di certezza che una persona ha in merito ad una cosa. Ad esempio, io Federica sono convinta che la giacca che indosso sia di un colore, sia marrone, ok?
Però magari davanti a me ho un'altra persona che dice: no, Federica, la giacca non è viola, la giacca non è marrone, è viola. Quella persona è convinta che la giacca sia viola. Punto. Ok? Quindi una convinzione è quella sensazione di certezza che abbiamo in merito ad una cosa. Ok? Qualsiasi cosa. Una convinzione può essere potenziante o depotenziante. Che cosa significa questo? Che la convinzione, attenzione, seguitemi bene, può accendere o spegnere, disattivare un potenziale. Il potenziale a sua volta ci andrà a far fare o non fare delle azioni. Facciamo un esempio molto pratico e molto facile da capire. Allora, vi ricordate quando io vi dicevo che la mente fa tutto? No? Ho fatto diverse dirette in cui abbiamo parlato di valori, della scala di valori, in cui abbiamo parlato di mindset, ok? E durante queste dirette io vi dicevo che la mente fa tutto. Tutto parte dalla mente. Qualsiasi cosa parte dalla mente. E ieri, chi ha visto l'evento, le emozioni non contano, chi non l'ha visto, andatelo a vedere, mi raccomando, lo trovate all'interno del gruppo. Tutto parte dalla mente e ieri abbiamo visto che la mente si divide in mente conscia e mente inconscia. La mente conscia è quella che ci permette di pensare, ok? La mente inconscia è quella che ci guida per il 95% del nostro tempo, ok? All'interno della mente inconscia troviamo anche le nostre convinzioni, ok? Quindi facciamo un esempio pratico. Se io, Federica, ok, sono convinta di non poter essere in forma perché i miei genitori... È un esempio sbagliato, non voglio parlare male dei miei genitori perché non se lo meritano. Faccio un altro esempio. Io, Federica, sono convinta che non posso dimagrire, sono impossibilitata a dimagrire perché ho provato diverse diete e ho fallito. Io, Federica, non dimagrirò. Perché ho avuto un'esperienza esterna, quindi le diete che ho provato che hanno fallito, che mi hanno fatto sviluppare la convinzione interna di non poter dimagrire. Quindi il fatto di aver fallito le diete che ho seguito ha spento dentro di me un potenziale, portandomi a non fare quell'azione. Ok? E quindi semplicemente non sono dimagrita, ok? Sono ingrassata, i chili sono aumentati sempre di più perché io avevo la convinzione di non poter dimagrire e quindi i chili e i centimetri sono aumentati a dismisura, ok? Ora, facciamo un esempio ancora più pratico. Allora, vediamo, quante di voi guerriere sono brave in matematica? Hanno la convinzione di essere brave in matematica? C'è qualcuna tra di voi che sicuramente è convinta di essere brava in matematica? Chi è convinta scriva io. O abbiamo Renata che è convinta di essere brava in matematica. Ok? E se io chiedessi a Renata perché sei convinta di essere brava in matematica, lei potrebbe dirmi perché è una materia che mi piace e... Dato che alle superiori mi facevano i complimenti quando andavo alla lavagna a risolvere i problemi, questo mi ha spinto poi a voler studiare sempre di più e a voler migliorare sempre di più. E se io adesso invece dicessi, ok, ma c'è qualcuno che è convinto di essere una schiappa in matematica? Chi è una schiappa in matematica, o meglio si sente una schiappa in matematica, è convinta di essere una schiappa in matematica? Ecco, io. Ora la domanda è perché ti senti una schiappa in matematica? Cosa rappresenta per te la matematica, i numeri? Ad esempio, la matematica ha sempre... non mi è mai piaciuta, non ho mai capito nulla, è sempre stata una cosa difficile da comprendere, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Quindi, cosa è successo? Che Renata ha avuto delle esperienze esterne ed interne positive
che hanno acceso dentro di lei un potenziale. Questo potenziale ha fatto fare a Renata delle azioni, ok, che l'hanno portata a sviluppare la convinzione di essere brava in matematica. Ora, che lei sia brava o meno in matematica a noi non importa, perché lei è convinta di essere brava in matematica, ok? Invece, nel caso di Clara, lei è convinta di essere una frana in matematica, perché ha avuto esperienze esterne ed interne che l'hanno portata a sviluppare questa convinzione di essere una frana in matematica. Cosa succede però? Che se la persona è convinta di essere una frana in matematica, non farà mai delle azioni per imparare la matematica, per capire qualcosa di quei numeri messi lì a casaccio, ok? Stessa cosa vale ricollegandomi al discorso del dimagrimento. Se io, Federica, sono convinta di non poter dimagrire perché ho avuto delle esperienze esterne ed interne depotenzianti che hanno portato a farmi sviluppare la convinzione di non potercela fare, io, Federica, non dimagrirò mai. Non dimagrirò mai perché? Perché ho la convinzione di non potercela fare. Io, Federica, posso dimagrire quando vado a spezzare la convinzione, vado a cambiare la convinzione che ho vedendo le persone che ce l'hanno fatta. Infatti, per cambiare una convinzione, voi dovete vedere chi ce l'ha fatta, dovete ispirarvi a chi ce l'ha fatta, a chi ce l'ha fatta a dimagrire, a chi ce l'ha fatta a prendere 10 ad ogni compito di matematica, a chi ce l'ha fatta ad essere in forma, a chi ce l'ha fatta a liberarsi dalla fame nervosa, per restare proprio in tema di mai più abbuffate, ok? Perché come potete pensare di dimagrire, aumentare di peso, diventare brave in matematica se non andate da una persona che già l'ha fatto? Mi capita spesso di vedere, mi è capitato anche in passato quando ho seguito delle diete, di andare dai nutrizionisti e vedere che loro stessi erano in carne. Ma scusa, ma se tu sei in carne, come puoi dire a me come dimagrire? Cioè, se tu non ce la fai a dimagrire e tu dovresti insegnare a me a dimagrire, come fai tu ad insegnare a me a dimagrire se tu in prima persona sei in sovrappeso? Oppure, un esempio ancora più vicino alla nostra realtà, ci sono tanti personal trainer che fanno uso di sostanze dopanti che non possono allenare una persona natural, perché una persona che fa uso di sostanze dopanti non sa come si allena un natural. Perché? Perché ha usato il doping per arrivare a sviluppare quel corpo e quindi non sa come ci si arriva da natural. Quindi quello che dovete fare è studiare e ispirarvi alle persone che ce l'hanno fatta, alle persone che ce l'hanno fatta a dimagrire, alle persone che ce l'hanno fatta ad raggiungere un fisico magro, tonico ed armonico, alle persone che ce l'hanno fatta ad uscire dalla fame nervosa, perché se ce l'hanno fatta loro, se ce l'ha fatta la vostra vicina, se ce l'ha fatta vostra zia, vostro cugino, insomma le persone che conoscete o che non conoscete, ce la potete fare anche voi, ok? È così, punto. Voi non avete nulla di diverso da chi ce l'ha fatta, ok? L'unica cosa che vi separa da chi ce l'ha fatta e da voi è l'azione. Se non c'è azione, non cambierà nulla. Se non c'è azione, i chili sulla bilancia continuano a salire, i centimetri continuano a salire. Ci si ritrova sempre nel loop delle abbuffate, della fame nervosa e non se ne esce, perché non c'è azione, non c'è un potenziale che si attiva, non si è cambiato, la convinzione è rimasta la stessa e voi siete rimasti uguali. Quindi ispiratevi alle persone che ce l'hanno fatta, spiateli, scrutateli, seguiteli, vedete loro come hanno fatto ad uscirne e ne uscirete anche voi. Questo è quello che ho inserito all'interno di Mai Più Abbuffate, il mio programma per uscire dalle abbuffate e dalla fame nervosa. E ci tengo un attimo a chiarire un attimo una cosa in merito a Mai Più Abbuffate.
Allora, Mai più abbuffate è un programma della durata di 3 mesi con esercizi pratici, però che non c'entrano con lo yoga o con la meditazione, ok? Perché mi è stata chiesta questa cosa da due persone che hanno preso, non lo so, un qualcosa e hanno preso questi esercizi per lo yoga e la meditazione. E il mio programma no, non comprende esercizi per lo yoga o per la meditazione, perché non è così che si cambiano le proprie abitudini e non è così che si esce dal circolo della fame nervosa e dalle abbuffate. Sono esercizi pratici il cui scopo è quello di farvi uscire step by step, quindi passo dopo passo, esercizio dopo esercizio, dalla fame nervosa e dalle abbuffate, senza prendere delle pilloline, delle polverine, senza fare cose assurde, senza ricorrere a integratori, roba del genere che non vi serve e non vi servirà mai, perché questi integratori già non fanno il loro lavoro, cioè già non fanno dimagrire. In realtà non è il loro lavoro, perché l'integratore non nasce per farvi dimagrire o per farvi ingrassare. L'integratore nasce per farvi integrare delle le vitamine, eccetera, laddove ci siano delle carenze. L'integratore nasce per questo. Quindi è un programma guidato, step by step, passo dopo passo, ci sono io, non siete sole durante il programma, che vi aiuterà ad uscire dal circolo della fame nervosa e dalle abbuffate. È un metodo organizzato, tutto segue una logica ben precisa, ma se non agite, se non fate il primo passo, il circolo delle abbuffate vi risucchierà dentro ogni volta che cercherete di uscirne seguendo il trend nutrizionale del momento o prendendo la pillolina magica del momento, che stanno uscendo veramente tantissime pilloline del genere. Proprio prima, mentre facevo un po' di cardio, all'inizio proprio del mio cardio, i primi 2 minuti, ero su Instagram e ho visto le storie di un influencer che in realtà seguo perché mi piaceva come ragazza, proprio a livello estetico, ok? Ma dopo che ho visto che ha pubblicizzato delle pilloline per uscire dalla fame nervosa, per l'addome piatto, per addirittura la dermatite, ho detto no, basta, tolgo il segui, blocco e non voglio più vedere queste cose. Poi ho chiuso Instagram e ho fatto altro perché, ahimè, tra sponsorizzate e persone che promuovono queste cose non se ne può più. Quindi non fatevi prendere dall'influencer che vi piace, che vi propone la pillolina o la polverina per uscire dalla fame nervosa o dalle abbuffate, perché non se ne esce così, ok? E pensateci, cioè avete già provato a prendere le pilloline, le polverine, la situazione non è cambiata, il perché l'abbiamo visto ieri all'interno dell'evento, no? Ieri vi ho spiegato che cosa succede, l'ho spiegato all'interno dell'evento, le emozioni non contano, quindi se ve lo siete perso lo trovate sulla pagina, qui all'interno del gruppo Guerriere in Forma, ok? Ok, fino al 28 maggio c'è anche l'offerta in vista del lancio, dopodiché i prezzi saliranno. Ora, spazio alle domande, altrimenti chiudo questa diretta e ci vediamo domani. Quindi se avete domande fatele pure, io nel frattempo bevo un po' di Coca-Cola. Dopo questa diretta vado a prendere un po' d'aria qui fuori, mi metto sulla sdraio a bordo piscina e prendo un po' di vento delle Canarie. Si sta molto molto bene la sera, quindi dopo, appena stacco questa diretta, subito corro un bel bicchiere di Coca Zero col ghiaccio e via, un po' d'aria. Ah, poi un'altra cosa che mi sfuggiva. Qualcuno che non ha visto l'evento, ha detto:
Sì, ma tu dici che le emozioni non contano, però poi inserisci una lezione sul come gestire le emozioni. Allora, io all'interno dell'evento ho spiegato perché ho deciso di chiamare l'evento Le emozioni non contano. Ho spiegato questa cosa, no? Chi ha visto l'evento sa, o meglio, chi l'ha seguito lo sa, ok? Imparare a gestire le proprie emozioni è importantissimo, ok? È importante. Cercare di vedere sempre il lato positivo, anche in una cosa magari che ci succede durante la giornata di negativo, è sempre importante cercare di vedere il lato positivo, ok? Però quello che io volevo far capire e che le persone che hanno visto l'evento hanno capito è che le emozioni non sono la causa principale delle abbuffate. Magari all'inizio sì. Magari all'inizio, quando avete iniziato a cercare rifugio nel cibo, e questa cosa l'ho detta all'interno dell'evento, ma ripeto, chi ha fatto questa, diciamo, obiezione, diciamo così, probabilmente, sicuramente non ha visto l'evento in diretta. Probabilmente all'inizio, quindi quando avete iniziato a vedere il cibo come uno sfogo per magari sfogare la vostra giornata, no, ok? All'inizio magari eravate dettate, diciamo, eravate mosse dalle emozioni, però dopo un po' è diventata un'abitudine, cioè dopo un po', dopo che sfoghi una volta, sfoghi due volte, sfoghi tre volte, sfoghi quattro, cinque, sei, 10 volte nel cibo l'emozione rabbia, automaticamente poi questo fatto di sfogare sempre la rabbia nel cibo e di cercare rifugio nel cibo vi porterà a creare una vera e propria abitudine. E poi l'emozione non conterà più di tanto, perché non è l'emozione che scatena la buffata. L'emozione può essere una piccolissima scintilla, però c'è tutt'altro dietro. E ieri ve l'ho dimostrato. Ieri, chi ha visto l'evento in diretta, sa il meccanismo che si cela. Okay, non è solo l'emozione, come vi vogliono far credere, perché se leggete sul web vi parlano soltanto di emozioni e vi dicono che se soffrite di fame nervosa è solo perché non sapete controllare le emozioni, perché sfogate un'emozione nel cibo, perché vi portate de dentro un evento passato che vi ha fatto star male. Ma non è questa la causa vera, non sono queste le vere cause, queste sono un contorno, però la vera causa è una. E parte tutto dalla mente inconscia, ok? Dalle abitudini. Le abitudini risiedono all'interno della mente inconscia, mentre i pensieri, come diceva questa ragazza, ma anche altre che mi hanno tra virgolette accusato di essere tra virgolette incoerente perché non hanno visto l'evento gratuito in diretta, i pensieri vengono generati dalla mente conscia, non dalla mente inconscia. E questa ragazza che mi ha detto questa cosa è anche, non so se è una psicologa, ma non credo che fosse una psicologa, però tratta dei disturbi del comportamento alimentare e non sa neanche questa cosa. Quindi attenzione anche a chi vi affidate lì fuori. Non credo sia una psicologa, perché una psicologa non commette questi errori banali, soprattutto se tratta con i disturbi del comportamento alimentare, cosa che ci tengo a ripeterlo. Il mio programma Mai più abbuffate non è per chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare e a chi però gli è stato diagnosticato il disturbo alimentare. Attenzione, non chi si fa le autodiagnosi, ok? Perché non potete autodiagnosticarvi un problema, ve lo devono diagnosticare, ok? Quindi, per chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare, Mai più abbuffate non è l'ideale, ok? Allora, ci sono domande. Ho parlato solo io per non so da quanto tempo sto parlando, quindi se ci sono domande, altrimenti io vado a rilassarmi un pochino, che oggi
ho allenato spalle in palestra, però ho anche deciso di fare 25 minuti di cardio su per giù, sì, 25 minuti, una camminata molto lenta, giusto per essere un po' attiva, perché i giorni del pre-lancio, diciamo, sono giorni un po' abbastanza pesanti e sono stata molto sedentaria, quindi ho detto fammi fare un po' di cardio, almeno così mi mantengo un po' attiva e mi libero un po' da questa sensazione di essere sedentaria. Ah, e quindi tra poco andrò fuori, un po' d'aria e un bel bicchiere di Coca Zero col ghiaccio. Va bene, allora, mai più abbuffate, salirà di prezzo il 28 maggio alle 23:59, quindi potete o chiamare il numero verde gratuito 800 810 011, se doveste avere dei dubbi o delle domande potete chiamare tranquillamente il numero verde gratuito, chiamate adesso 800 810 011, oppure se avete il vostro consulente di riferimento potete scrivergli su WhatsApp oppure cliccare sul link qui sotto ed accedere immediatamente al programma Mai più abbuffate, il primo protocollo digitale anti abbuffate e anti fame nervosa. Detto ciò, io vi saluto, vado a prendere un po' d'aria fresca, ci vediamo domani, buona serata a tutte, non so, buonanotte, non lo so. Ci vediamo domani, guerriere. Mai più abbuffate. 800 810 011.